Allora, secondo me l'Estonia è proprio una truffa. Ah, quindi questo è l'argomento che puoi proporre in questo momento. Esiste la possibilità concreta, non remota, che in questo momento il sistema estone sia una truffa, obiettivamente una grossa truffa. No. Ascolta me. L'Estonia è una delle più grandi truffe, la e-residency è una delle più grandi truffe che sta girando in questo momento e sta fregando un sacco di gente e probabilmente anche tu che stai guardando questo video. È molto probabile che, soprattutto se stai guardando questo video, hai avuto a che fare con la e-residency o ti sei chiesto che cosa fosse la e-residency. Tra l'altro è un argomento in cui ci sono numerosi dubbi. Devo dire, il sito del governo, in questo sito governativo estone, è fatto piuttosto bene. Chiaramente quello che non ti dicono è che in questo momento stanno mettendo in atto una truffa ai danni dei taxpayer o dei contribuenti, di chi prende la e-residency, mettiamola così, dei taxpayer. Ma sei pazzo? Ma che stai dicendo? Che le residenze è una truffa? Ma sei pazzo? Ma sei completamente pazzo? Scusa, ma l'hai appena finito di dire anche tu. Non è una truffa di per sé, è una truffa il risvolto pratico della e-residency in questo momento è obiettivamente una truffa. Allora, l'e-residency è una truffa e ti spiego perché. Perché il governo estone sta facendo pubblicità per aprire questa e-residency ai nomadi digitali che possono aprire una società dall'estero. E fin qua tutto a posto. Chiunque può aprire una società dall'estero e può gestirla dall'estero. Il problema però sorge in un altro momento. Quando? E quando è che sorge il problema? E perché noi sosteniamo che in questo momento storico sia una truffa? Io sono 15 anni che mi occupo di questo mestiere e sono 15 anni in cui praticamente ho potuto assistere all'evoluzione teorica ma anche pratica, pragmatica, dei sistemi fiscali e dei sistemi bancari. E in questo momento ho l'esperienza per affermare che quello, come diceva Valerio, che il sistema estone in questo momento non dà quello che promette. In questo senso è una truffa, non è che vi ruba i soldi, anche se indirettamente obiettivamente lo fa. Su questo c'è poco da dire. Il problema è che in questo momento il sistema di marketing, che è cominciato 5 anni fa, circa 5 anni che Estonia è partita con la e-residency, va in una direzione, ma il sistema bancario, che è quello che permette poi, che è quello che dovrebbe dare un senso alla e-residency, perché se non avete una banca non ha senso avere una e-residency, va in tutt'altra direzione. E questo magari su questo argomento c'è una corresponsabilità, probabilmente la colpa non è tutta del governo estone, però è un dato di fatto che in questo momento prendere la e-residency potrebbe essere completamente inutile. In pratica quello che sta dicendo Luca è che il governo, diciamo, ti apre la società e poi non è il conto corrente perché non sei residente in Estonia, perché le banche vogliono che tu abbia consistenza economica e che tu abbia le tue operatività siano in Estonia. Per cui in pratica tu apri la società come persona che vive fuori dall'Estonia e poi le banche ti dicono ma se tu sei fuori dall'Estonia non posso aprire il conto corrente, ma sei completamente scemo. Dico bene, Luca? Esattamente così. Oggi per collegare un conto corrente bancario a un'attività di business, che chiaramente se fai la e-residency 9 volte su 10 lo fai per aprire una società in Estonia, chiaramente la società in Estonia che possibilità hai? O di legarla a un conto corrente online, TransferWise, Revolut, Paysera, ce ne sono molti altri, nascono ogni 5 minuti e muoiono ogni 5 minuti, o lo apri in un conto corrente diciamo offline, quindi bancario ufficiale, vai in una banca estone, anche qui ce ne saranno per lo meno una decina se non di più, e cerchi di aprire appunto un conto corrente. Senza i conti correnti è una banalità, ma è esattamente il motivo della truffa. La società non può evidentemente funzionare, poi con tutte le problematiche anche operative. Senza conto corrente non puoi proprio collegare PayPal, non puoi collegare Stripe, insomma è completamente inutile. Contemporaneamente però per aprire una società devi dare dei soldini ai fiscalisti estoni, che non ti avvisano di questa problematica per tempo e ti lasciano con il culo scoperto. Questo sta succedendo in questo momento storico. Quando mi contestano, perché questo è un argomento che ho già affrontato in diversi gruppi Facebook, io sono stato in Estonia, è tutto bello, funziona tutto bene, eccetera, eccetera. 9 volte su 10 sono persone che o hanno aperto il conto corrente 5 anni fa, quando anche a Hong Kong te lo aprivano con la carta di credito australiana,
o con l'abbonamento di Topolino. Cioè ci sono casi di persone che sono entrate in una banca a Hong Kong con l'abbonamento di Topolino e sono usciti con 5 conti correnti intestati anche a persone che non erano con loro. Io queste cose le ho viste succedere. Ora, quindi chi mi contesta e dice no ma non è vero, stai dicendo bufale, l'Estonia è perfetta, è perché o è entrato in banca in Estonia 5 anni fa o è andato letteralmente a vivere in Estonia, perché se tu obiettivamente fai coincidere la forma con la sostanza e vai a vivere in Estonia, evidentemente le possibilità di riuscire ad aprire un conto corrente, che comunque non sono scontate oggi, non ti dà il 100% di successo, ma te ne dà comunque una percentuale maggiore di chi invece apre la società e prende l'e-residency. Tra l'altro sulla e-residency c'è un altro mito da sfatare, abbiamo parlato più spesso, più volte. E-residency non vuol dire residenza fiscale, quindi la e-residency è semplicemente uno strumento che ti permette di accedere ai servizi burocratici amministrativi esteri. Però avrebbero senso se le banche andassero di pari passo, ma non lo hanno, questa cosa in questo momento storico non sta succedendo. Questo era un po' il problema secondo me. Allora, comunque la e-residenza è stata venduta per anni come strumento per i nomadi digitali che potevano prendere questa e-residenza, poi erano residenti altrove ma potevano gestire la società dall'estero, tipo in sud-est asiatico dove siamo noi in questo momento, e senza dover andare a firmare in banca o presso il governo, presso insomma gli uffici amministrativi ogni volta, potevano firmare online. Questa è stata così, è stata venuta la e-residency. Avevi la residenza all'estero, ma potevi gestire società e conto corrente dall'estero. Ma non è così, non è più così. Quindi, eppure il governo continua a venderla questa cosa. Questa è una truffa, attenzione, questa è una truffa. Avete, se non ci credete, provate a collegare un conto, se non vivete in Estonia evidentemente, provate a collegare un conto Revolut per una qualsiasi attività di impresa alla vostra società estone e fate caso alle domande che vi pone Revolut, qui non una banca istituzionale ufficiale fisica, ma uno strumento online che dovrebbe essere tendenzialmente più morbido, più malleabile, più aperto. Provate a vedere le domande che vi fa Revolut e voglio sapere quanti di voi riescono a rispondere correttamente e in maniera tale da farsi aprire il conto corrente Revolut. Se ci riuscite avete i miei complimenti, vi offro una consulenza gratis se riuscite a fare una cosa del genere. Allora, consulenza gratis, quindi consulenza gratis a chi riesce a aprire un conto Revolut pur non avendo la propria operatività in Estonia. Cogliete questa opportunità perché non accadrà nuovamente, va bene? Ciao!